struffo e crispel du piatto chiruset, di cena na vota, ienna tea. E utevene ca friet, ce parla tu cucea, fe nasce tanta voce, che duce a sé du meia. Distrete ce n'addore, come de rosmarina, e uffrid l'assengeret chi staria de matina. Chi fuiet, chi chiamet, chi sotto a masco mena, e femmine sotto scialla, portano tutto ialla. Di chese se remenene, s'abbrazzano ognuno, e tutti cose frusciano, gandete come a luna. Po quando se scuruto, ti pare che i stelle, sui morti che s'infollano, intorno lo bambinello. E teccate che sono ta chiesa da Ravatena, che mi son grande e corrono, contenti cristiane. Ma io mi stanco presto di chi le cante scappa, zomba da grutta a grutta, di fossa a che psutta, e a Lecce trova a nive, e me ne mangio tanto, che si fa ghianga a notte e ieri vende santa. Eccoci qui alla casa di Albino Pierro, la ringrazio di cuore per avermi concesso questa intervista. Allora, nella sua poesia è onnipresente Tursi, questo paese dove lei è tornato dopo molti anni e, diciamocelo pure, magari dove è tornato per farsi celebrare. Questo no. Sono tornato per rivedere le radici, per risentire le radici che mi appartengono e dove io mi trovo come se non mi fossi mai allontanato da Tursi. La memoria, allora? Esatto, la memoria. Vive con la memoria di Tursi, delle generazioni passate, dell'infanzia. Sì, dell'infanzia. E il ricordo dell'infanzia si è fatto più prepotente? Penso di sì, perché più si va avanti negli anni, più affiorano le cose lontane, come qualcosa che ti coinvolge in una maniera tempestosa. Io in genere faccio sempre una domanda agli amici poeti, a quelli che vivono lontano dalla loro terra d'origine, insomma. Lei pensa, una volta o l'altra, di tornare a Tursi? Questa è una domanda che mi mette in grande. Purtroppo la nostra vita è come una parabola, c'è la fase ascendente e la fase discendente. Io la considero conclusa questa parabola della mia vita a Tursi. Ciò non toglie che Tursi è sempre in me. Non sarebbe possibile tornare a vivere qua dove possiamo dire che ormai si è conclusa questa parabola esistenziale della vita. È divenuta qualcosa di perfetto, quasi di irripetibile, e che può essere rivissuta soltanto da lontano. Nel ricordo e nel sogno. Sarei contento di tornare solo se avessi la possibilità e la forza di ritornare ai vecchi tempi e di ritornare ad essere quel modello che ero per le strade, nella Ravatena, luoghi che ho reso famosi nel mondo. Quindi com'è nata la decisione di utilizzare il dialetto tursitano nelle tue poesie? Il tursitano è una lingua che in un certo senso ho inventato io, in quanto non esistevano modelli sui quali potessi soffermare. Per trascrivere, per dare una grafia a questa lingua. Non c'è una tradizione letteraria per questa lingua. Quindi mi sono trovato completamente libero di esprimere quello che io sentivo di esprimere. Il dialetto, dunque, è un mezzo linguistico, è un mezzo di espressione di cui mi sono servito per fare poesia. Non sono un poeta dialettale, sono un poeta che serve del dialetto del mio paese per fare poesia. L'occasione nacque da un mio distacco da Tursi piuttosto angoscioso. Ogni qualvolta dovevo partire per andare in collegio, avvertivo un senso di tragedia. Quella volta mi distaccai quel settembre del 1959 e soffrii più del solito. La sera, prima di partire, ricordo, salii al piano di sopra della mia casa e lì stetti a lungo, ma non pensavo che avrei scritto in dialetto. Sono partito per Roma con questa angoscia nell'anima e la sera mi venne l'idea di scrivere una poesia in dialetto, Prima de Parte. È la prima lirica del 23 settembre 1959. Poi per 3 mesi mi si poteva trovare per le vie di Roma con una matita, un pezzo di carta e nacque a terra di ricordi. In sostanza l'utilizzo dell'idioma dell'infanzia la fa sentire ancora bambino? Naturalmente, mi sento sempre bambino, anzi ti dirò. Recentemente, o meglio, circa un anno fa, è stata intervistata a Stoccolma un'attrice famosa, Agneta Kander, che ha declamato le mie poesie tradotte in svedese, da metà poco. Ci fu una grande manifestazione con l'intervento di molti giornalisti.
A un certo punto, l'intervistatore chiese notizie su di me all'attrice. Ma che cosa pensi di Pierro? Lei rispose, Pierro è un uomo severo, però guardandolo bene negli occhi, dimostra di avere 7 anni. Quindi in me è rimasto questo senso di purezza, di ingenuità. Penso che sia la forza di tutti gli uomini. Noi, se vogliamo salvarci quando diventiamo adulti, maturi, dobbiamo mantenerci bambini. Quella di Tursi, nel mio paese in provincia di Matera, era una delle tante parlate destinate a scomparire. Ho dovuto cercare il modo di fissare su carta i suoni della mia gente. Fu un caso che decisi di usare il dialetto, ma oggi mi sembra una scelta naturale. Con una certa puntigliosità continua a dire, posso darle del tuo vero, che non è un poeta dialettale e che il tursitano è solo uno strumento. Mi pare di aver già puntualizzato questo punto. Mi spiego meglio. Il dialetto una volta era inteso come uno strumento naturalistico che doveva servire per descrivere, per caratterizzare un concluso mondo regionale o popolare con i suoi ambienti e i suoi personaggi. Il dialetto esiste già nei poeti del primo novecento, i quali si sono serviti di esso come di uno strumento per un raffinato lirismo, per esempio Salvatore di Giacomo, oppure per una visione di vita esistenziale o universale come in Virgilio Giotto. Per me questa è una lingua che ho sentito parlare quando ero un bambino, è un linguaggio arcano, sono quei linguaggi ai quali sono ricorsi i poeti in dialetto per crearsi una possibilità di salvezza di fronte alla crisi della poesia. In questo senso sono lontani dalla vita, cioè dai linguaggi svincolati da ogni ipoteca sull'uso quotidiano e con la carica di convenzionalità che questo uso quotidiano comporta. E per questo motivo, per me, il dialetto diventa una specie di zona franca che permette una libera creazione. Quindi, in conclusione, quanto ti senti vero di un premio Nobel? Non ho mai pensato a quello. C'è stata nei miei confronti una lotta accanita di pseudo-intellettuali, purtroppo italiani, i quali, per motivi che tu puoi facilmente intuire, hanno pensato che io volessi scavalcare. Ma non mi sono mai montato la testa. Mai. Mi sono arrivate, è vero, comunicazioni da tutta l'Italia, dall'estero, che nel 90 ero lì per avere il premio. Ma non mi sono mai montato la testa. Né penso che me lo daranno. Non mi interessa perché i premi passano, ma è l'opera che resta. Per quanto riguarda la mia attività di poeta, ho già detto qualche altra volta e mi piace ripeterlo, che ho cercato di vedere nel paese mio tutto quello che si può vedere nell'universo. Me ne andrò come pastore dalla montagna, lontanamente, un giorno all'imbrunire. E voi, burroni della mia forte terra, come un'apparizione mi vedrete. Forse vi giungerò pallido e stanco, con dentro gli occhi la pacata luce che si sprigiona dopo un grande pianto. Il pianto che raccolsi lungo il mondo, dalle sue strade fredde come morti, pietre, foreste, semplici villaggi, solitudini avvinte ai grandi silenzi del deserto. Voi vi tramuterete per me in un coro di campane a stormo. Tutto che amiamo si tramuta in canto. Se mai ci scorge con le braccia tese. Ma poi, più tardi, forse, come brillano nei precipizi gli occhi di un lupatto che cerca e corre, corre, cerca e implora sua madre uccisa. Il vostro figliol prodigo vedrete fuggire in coro per il vasto mondo. E tutto lontanando andrà di nuovo, dai cimiteri ai bianchi casolari, dai comignoli in fumo alle lucenti croci dei campanili antichi e snelli, dai balenanti fiumi alle ombre cupe dei boschi e ai canti che nei campi echeggiano mentre più folte a me verranno incontro fischi di treno, come in sogno, e strepiti di nuovi mondi di tristezza colmi, e inquieto fuggirò come fuggivo in altri tempi, come andrò fuggendo sempre e dovunque, con il cuore gonfio di un grido solo, tu, Lucania mia.